Buongiorno a tutti, ci troviamo al Gin Day 2022 e siamo qui allo stand di Marzadro con Leonardo Veronesi. Buongiorno Leonardo. Buongiorno. Allora, noi ci siamo incontrati anche nel 2021, quindi vuoi un po' raccontarci quali prodotti presentate invece quest'anno e che differenze trovi da un anno all'altro? Allora, come prodotti presentiamo comunque sempre lo stesso che presentavamo lo scorso anno. Lutz Gin, abbiamo tre diverse tipologie, quella classica che è quella che abbiamo iniziato a fare, in realtà ho iniziato io nel 2013 e poi con Marzadro abbiamo iniziato a distillare nel 2018, e le due ultime novità che sono le bottiglie, che sono delle edizioni limitate, che sono uscite 2 anni fa, abbiamo fatto 3.000 bottiglie per tipo, adesso siamo già alla seconda riedizione, a gennaio facciamo la terza riedizione. Quindi la versione classica è un distilled, le botaniche rimangono sempre le stesse, abbiamo fatto un'infusione in bucce di limone del Garda, si vede dal colore, mentre in questa abbiamo cambiato la tecnica di lavorazione facendo delle infusioni e distillazioni in un unico batch per ottenere quello che è un London Dry. Quindi abbiamo 3 tipologie di gin completamente diverse l'uno dall'altro, partendo comunque sempre dagli stessi ingredienti e dalle stesse materie prime. Benissimo, ti ringrazio e vedo che c'è una grandissima affluenza oggi, quindi sicuramente ci saranno tanti interessati. Oggi è la giornata in cui ci sono gli addetti ai lavori. Ieri c'erano gli appassionati, gli alcolisti anonimi, oggi ci sono gli alcolisti di professione, quindi la giornata è appena iniziata. I bartender si alzano tardi perché finiscono di lavorare la notte. Ci auguriamo che ci sia un buon afflusso e finché c'è alcol c'è speranza. Giustissimo, benissimo. Allora in bocca al lupo. Evviva.